Un esempio, abbiamo Orlando che ha 13 anni, benvenuto a Uno Mattina Orlando, e abbiamo Buongiorno. anche i suoi genitori Adriana e Pino. Grazie alla ricerca genica, Orlando che cos'è riuscito a fare? Allora, noi inizialmente, quando lui era piccolo, per i problemi che ebbe, lo accompagnammo da degli oculisti che ci dissero che la malattia che aveva era una malattia incurabile. Per cui puoi immaginare la nostra disperazione in qualità di genitori che A che età l'avete scoperto? verso i 2 anni e mezzo, anche se qualcosa che non andava già da prima, diciamo, era balenata come sospetto dentro di noi. Adriana, come si è sentita lei? Beh, ovviamente siamo anche noi sprofondati nel buio, sapendo che nostro figlio andava incontro gradualmente a cecità. E poi un giorno è successo qualcosa. Avete incontrato, che è qui vicino a voi, la dottoressa Francesca Simonelli, ricercatore Teleton, professore di oftalmologia, professoressa di oftalmologia alla Seconda Università degli Studi di Napoli. Che cosa è successo? Allora, praticamente è successo questo. Noi siamo stati invitati a una serata di beneficenza a Pietrelcina, dove abbiamo dei parenti, organizzata da una cantante, insomma, da una dilettante, diciamo, che raccoglieva fondi per questa associazione non vedenti e che faceva capo per i controlli alla clinica oculistica di Napoli. E noi l'abbiamo scoperto tramite un volantino che ci è stato consegnato, diciamo casualmente, dove c'era il numero di telefono, per eventuali prenotazioni e visite. Mio marito era molto scettico, a portare il bambino ancora una volta, anche perché tutti gli oculisti che avevamo consultato ci avevano detto non c'è speranza, è inutile andare in giro. Io però mi sono messa in testa, ho insistito. E ho convinto mio marito a prenotare la visita. Siamo giunti lì e la cosa diversa che la professoressa ha fatto è un prelievo ematico che grazie a Teleton Ecco, quindi si è giunti a una diagnosi. quindi questo è il frutto della ricerca che va avanti. Sì. Come siamo riusciti ad aiutare Orlando? Orlando è affetto da una malattia molto seria che è la amaurosi congenita di Leber, che è una malattia genetica dell'occhio legata a delle mutazioni di un gene che si chiama RPE65 che quando è malato non fa mancare una proteina nell'occhio che è fondamentale per la visione. È una malattia che si manifesta molto presto nell'infanzia, con grave riduzione di vista e che porta progressivamente alla cecità intorno ai 20 anni. Purtroppo fino ad oggi non esisteva una cura. La problematica fondamentale è quella di riconoscerla, di fare una Certo. corretta diagnosi e questo siamo stati in grado di farla. E alla diagnosi clinica è seguita poi la scoperta della causa della malattia con l'individuazione del gene malato e quindi da Facendo qui poi una terapia genica. è partita poi la possibilità di cura. Quindi come si effettua la terapia genica? Il principio della terapia genica è quello di correggere direttamente il difetto che è alla base della malattia, inoculando direttamente nell'occhio il gene normale al posto di quello malato. Questo determina la risintesi di quella proteina che manca e innesca il meccanismo della visione. Orlando, come anche gli altri pazienti trattati, e questa è una terapia innovativa che è stata effettuata per la prima volta al mondo 3 anni fa, e ha visto la cura di 12 pazienti, di cui 7 americani e 5 italiani, tra cui Orlando. Che cosa ha provato quando è riuscita a curare Orlando? È una emozione molto, molto forte. Un'emozione molto forte che ha visto questi risultati già evidenti dopo un mese dalla terapia e cosa molto importante che a 3 anni dalla cura questo miglioramento sostanziale rimane immutato. Orlando, lo sai che sei proprio un bel ragazzo, oltretutto hai dei bellissimi occhi. Grazie. Che cosa vuoi fare da grande? So che giochi tu, vero? Sì, io gioco a calcio, mi piacerebbe fare il calciatore, però. Sei bravo, fai tanti gol. No, perché non giochi in un ruolo in cui bisogna fare i gol. Bisogna dirglielo, scusami, al tuo allenatore. Ti devi allenare di più, devi giocare di più e bisogna fare tanti gol, come l'hai fatto anche nella vita, eh? Sì, però bisogna anche difendere.
Bravo, bisogna anche difendere e difendersi soprattutto. Grazie ad Orlando, grazie Adriana e Pino, grazie anche alla dottoressa Simonelli.